Sarò sincero con voi, l'Ifit Fit Your Macros è uno di quei temi che riesce a tirare fuori veramente il peggio da me. Lo ammetto, colpevole, ma non tanto per l'argomento, perché può essere anche condivisibile a volte, più che altro per come certe tematiche, certi messaggi vengono fatti passare e creano confusione, creano casino, creano disinformazione. Quindi voglio iniziare questa serie parlando proprio di questa tematica, l'Ifit Fit Your Macros, se mi sfogo, ovviamente butto fuori tutto quanto. No, a parte gli scherzi, affrontiamo questo argomento passo dopo passo, cercando di capire esattamente cosa mi porta alle mie conclusioni. Sì, perché questa sarà una serie differente, sarà una serie nuova in cui vi presento un altro modo di esporre gli argomenti. Per cui prima di iniziare cerchiamo di capire chi sono io. Back off, man. I'm a scientist. I'm something of a scientist myself. Io non sono uno scienziato, non sono un ricercatore. Dicono che sono un divulgatore scientifico, io francamente non ho ancora capito che cosa sia un divulgatore scientifico. Quello che a voi interessa è che sono un ragazzo che ha un canale YouTube da 5-6 anni, quel che è, ha più di 600 video e che di base ha un problema che pensa troppo. Io penso troppo, penso come un dannato. E la conclusione dei miei pensieri la vedete nei video YouTube, perché sto là in 10-15 minuti, vi sparo le mie conclusioni. E ho pensato, invece di condividere soltanto le conclusioni, quindi stare a pensare da solo nel mio studio, in un angoletto, in maniera estremamente triste, perché non condividere anche tutto il thought process, questa parola bruttissima per gli anglofobici, che sta ad indicare tutto il procedimento mentale che mi porta a una determinata conclusione. Quindi voglio provarci con questa serie che sarà incredibilmente pallosa, lo ammetto, ok? Lo diciamo già dall'inizio, sarà pallosa perché saranno video infinitamente lunghi, però almeno mi scoperchio il capoccione e vi faccio vedere esattamente come funziona, ok? In tutti i suoi labirintici processi. Quindi partiamo con questo video, If It Fit Your Macros. Ora, prima di tutto, quando inizio con un argomento, con una tematica, la prima cosa che faccio in assoluto è capire dove nasce, in che contesto nasce. Perché questo? Perché quando vi arrivano dei temi, vi arrivano delle informazioni, vi arrivano dei messaggi, vi arrivano distorti, vi arrivano reinterpretati, ricontestualizzati da chi ve li propone. Per cui è bene fare sempre un passo indietro e vedere, ok, questo if it fit your macros, ossia finché rientra nei tuoi macros, da dove nasce, in che contesto nasce? L'If It Fit Your Macros nasce nei forum di bodybuilding a cavallo tra il primo e il secondo decennio del 2000, quindi tra intorno al 2010, una cosa del genere. Che cosa succede? Non è una dieta che è stata brandizzata, in realtà quello è avvenuto dopo. Accadeva che molti newbies, quindi molti neofiti, si approcciavano e magari chiedevano posso mangiarmi una mela? E gli veniva risposto, If It Fit Your Macros, yes you can. Ok, quindi se rientra nei tuoi macros, certo puoi mangiartela una mela. Oppure posso mangiare un po' di pasta? E gli veniva risposto, if it fit your macros, yes, you can eat pasta. Quindi puoi mangiare la pasta se rientra nei tuoi macros. Can I eat bread? Posso mangiare il pane, il bread? Yes, if it fit your macros, you can. Yes, you can, ok? Nasce da là. Quindi a un certo punto, invece di rispondere, if it fit your macros, ha iniziato con l'acronimo, IIFYM, quindi if it fit your macros. Nasce questo acronimo che poi viene brandizzato, viene utilizzato, ci si fa il marketing, eccetera. Però stiamo parlando di un contesto, ragazzi, in cui veramente si mangiava soltanto riso e pollo. Nel senso che c'era riso, pollo, broccoli, peanut butter, non c'era neanche l'olio, perché in America non si trova l'olio e qua in Italia la gente impazziva per trovare il cavolo di peanut butter perché non potevano utilizzare l'olio perché non era abbastanza bro. Quindi veramente il contesto era questo. Mangiare una mela, mangiare del pane. C'è un'intervista bellissima di Steve Cook, former Man Physique dell'IFBB, in cui diceva che lui era andato in gara e nel backstage parlavano e parlando ha detto sì, perché io ho mangiato il pane, mangio il pane. Come mangi il pane? Ma è assurdo che mangi il pane, ma sei un folle che mangi il pane, fai un bodybuilding e mangi il pane. Quindi in un contesto del genere, ben venga If It Fit Your Macros, cioè c'era un messaggio molto bello che veniva fatto passare, ossia finché rientra nei tuoi dannati macros, apriti a più scelte alimentari, apriti a più fonti alimentari, ben venga, perché di base ovviamente non si pensava di andare troppo in là, cosa che purtroppo, perché siamo delle teste di cazzo fondamentalmente, noi persone, noi genere umano, dobbiamo sempre esagerare nelle cose ed è avvenuto, siamo andati troppo in là, perché da là c'è stata l'idea del, ok, posso mangiare veramente qualsiasi cosa finché rientra nei macros. Perché da un punto di vista di composizione corporea, il risultato sarà lo stesso. Quindi questo è stato il messaggio, come ci è arrivato e come ci sta arrivando un po' adesso. Poi in maniera più o meno distorta, in maniera più o meno netta. Però il succo, parliamoci chiaro, che viene fatto passare come messaggio, è questo. Mangia il cazzo che ti pare finché
rientra nel macros. Quindi se c'hai un peccato di gola, se c'hai delle cose che ti piacciono, se c'hai dei panettoni, se c'hai degli Oreo, mangiali. Finché rientrano i tuoi macros, va tutto bene. Fare questo video comunque mi autoesalto, è proprio diverso rispetto a quando sto seduto. Dov'è il riscaldamento? Dove tolgo il riscaldamento? Spento il riscaldamento. Ora, per contrastare questo messaggio così estremo che è stato fatto passare, nasce la regola dell'80-20, che è stata proposta da diversi tecnici, ossia sì, va bene, ok, i fit your macros fino a un certo punto, nel senso che comunque nella tua base alimentare devi mangiare un 80% di cibo pulito e un 20% di cibo che preferisci, il cosiddetto junk food. Ora, non lo so ragazzi, a me questo 20% personalmente sembra comunque un valore elevato. Quello che si è fatto nei fit your macros, che si sta facendo, è la tecnica, mettiamola così, del ritaglio. Che cos'è la tecnica del ritaglio? Io dimostro l'efficacia logica di un determinato concetto ritagliando un aspetto. Quindi, per farla breve, i fit your macros, che cos'è che si dice? Che tanto finché crei deficit calorico, il risultato a livello di perdita di peso, perché si parla soprattutto di dimagrimento, è quello. Oppure in generale, finché i macros sono quelli, la composizione corporea è quella. Sveglia! Svegliamoci, cazzo! Siamo in un contesto in cui le cause principali di morte nel nostro mondo, universo dell'Homo sapiens, sono malattie cardiovascolari, diabete, malattie metaboliche, complicazioni di genere, e la principale causa di tutto questo, il principale fattore che interviene, che ha una correlazione diretta rispetto a tutte queste problematiche, è l'alimentazione. Quindi non puoi dire if it fit your macros, non puoi, cioè non vale il concetto dell'if it fit your macros nel nostro mondo. Devi applicare questa regola del ritaglio, per cui in certi casi if it fit your macros, però capite come un attimo a cagare fuori del vaso, è un attimo a far passare una disinformazione, perché poi le persone pensano che finché rientra tutto nei macros possono mangiare quel che vogliono. La scienza dell'alimentazione, la scienza della nutrizione in generale, è una scienza molto giovane, è degli ultimi decenni veramente che si sta portando avanti. Sono state proposte tante cose, sono state studiate tantissime cose, c'è stata contraddizione su molti punti, però una cosa, una ha visto sempre d'accordo tutti, tutti, che esistono cibi che fanno bene e cibi che fanno male, ok? Quindi col dire if it fit your macros tu spazzi via l'unica cosa che ci salvava, su cui eravamo tutti concordi. Ho letto molto spesso, andando ad approfondire, che si parla della clean eating trap, la trappola del mangiar pulito. Sostanzialmente viene detto che le persone credono che mangiando pulito puoi mangiare quel che vuoi e quindi comunque ingrassano problematiche. Chi? Io voglio sapere chi pensa che se mangi pulito, quindi se mangi, non lo so, riso, pollo e olio, puoi mangiarne quanto vuoi e non succede niente di male. E le persone non pensano così. E il tuo ruolo da divulgatore o persona del settore è quello di educare le persone che magari pensano così, che non è così. Non di dire, vabbè, allora mangia sporco, però traccia nutrienti, così alla fine è il minor dei due mali. Non ha molto senso come discorso, almeno per me non ha molto senso. Ma continuiamo a procedere con calma, perché sto buttando tantissime informazioni a raffica, ma queste sono le prime informazioni che mi vengono in mente quando mi approccio a un concetto del genere, che mi sono venute in mente quando ho letto questo discorso di Fitor Marcos. Perché il presupposto di tutto questo sembra essere che dobbiamo forzarci a mangiare dei cibi che sono neutri, e cibi che fanno male possiamo limitarli in qualche modo, possiamo mangiarne poco perché non faranno così male. Però non viene posta l'attenzione su un fattore, che il clean food, cosiddetto, termine bruttissimo da utilizzare perché non c'è un confine netto, però non è un cibo neutro, è un cibo che fa bene, cioè ha un impatto positivo, nel senso che quando mangiate del junk food in generale, voi non state soltanto peggiorando dei marker della salute in maniera più o meno ampia, poi ci arriveremo a questo, però voi state perdendo l'occasione di farvi del bene e ignorate tutta una serie di alimenti che non rientrano nella definizione di macros, perché quello che calcolate sono soltanto i macros, però ignorate tutta quella serie di fitocomposti, tutta quella serie di polifenoli, antocianine, acidi grassi specifici che hanno un impatto benefico per la vostra salute, per i marker di incidenza cardiovascolare, per il diabete, per le malattie metaboliche, per l'infiammazione, che è il principale marker che non viene neanche rilevato quando è subclinica nei vostri panel ematici. Quindi quando andate a fare un'analisi non potete
potete vedere quale grado di infiammazione subclinica, perché è subclinica, avete, e quindi non potete neanche regolarvi da questo punto di vista sul principale fattore di rischio per la vostra salute cardiovascolare e un sacco di altre malattie neurodegenerative. Abbiamo un sacco di elementi che hanno un impatto antitumorale. Capite che il cibo è un'occasione per star bene. E da qua un'altra riflessione che mi è venuta in mente. Perché quando vado a vedere un po' tutti quelli che sostengono, bene o male, le Fit Fit or Macros, noto che hanno una cosa in comune. Tutti quanti, bene o male, se non qualcuno sporiadico, una, che sono giovani. E quando sei giovane è facile andare a sostenere questo concetto perché non hai quelle tipiche problematiche che sono problematiche da accumulo. Quando si è un tecnico di un certo livello, un ricercatore, si sta nella comunità anche medica o si sta nella comunità scientifica, bisogna avere una visione un po' più grande. Quindi quando parlo di temi che riguardano l'alimentazione non posso essere così tanto superficiale, perché guardo soltanto a me, sono giovane, non ho problematiche di incidenti cardiovascolari perché aumentano con l'età, con l'accumulo della schifezza, e me ne accorgo troppo tardi. Queste sono le prime riflessioni che vengono in mente quando mi approccio alle Fit Fit or Macros, quindi capite perché dico, tolgo la testa e vi faccio vedere il mio thought process, quanto cavolo è complicata la mia capoccia. Ora, detto questo, passiamo al livello successivo e vi faccio vedere quello che è il mio metodo. Il mio metodo di base ha un nome che è abbastanza conosciuto in realtà, si chiama metodo scientifico, che è quello che vedo che poche persone tendono ad applicare. Ok, gli step sono abbastanza semplici. Partiamo da un'osservazione, che qua bene o male è stato fatto, nel senso, ok, per esempio guardo i risultati estetici, alcune persone non seguono l'alimentazione, mangiano junk food, eccetera, altre no. Questo mi fa riflettere che forse la provenienza del cibo per i risultati estetici non ha un certo peso. La seconda parte, quindi, mosso da questa osservazione, vado a fare una ricerca specifica in questo topic, in questa area in generale. Quindi vado a vedere per esempio tutti i vari atleti, le diete che hanno, che postano magari sui social, eccetera, vado a metterle a confronto bene o male, vedo i fattori che sono discordanti tra di loro, i fattori che hanno in comune, eccetera, e cerco a questo punto, terzo passaggio, di arrivare a una conclusione, o meglio un'ipotesi. E l'ipotesi di queste persone è che effettivamente erano macros, cioè finché rientrano i macros, vedendo un po' tutto, meno male i risultati estetici sono quelli. Il problema è che molti interpretano questa ipotesi come proprio la conclusione, cioè nel senso, ho fatto le mie ricerche, ho dato la mia ipotesi e questo è. In realtà il metodo scientifico prevede una serie di altri passaggi, il cui quello subito dopo è quello di testare con degli esperimenti l'ipotesi, cioè l'ipotesi che io vado a fare deve poi essere messa in discussione. E il bravo scienziato non va a farsi vittima di bias che ci sono in generale. Cioè, che cosa vuol dire? Che se io sposo i Fit Fit or Macros perché adoro gli Oreo, adoro i Magnum, voglio mangiarli, voglio avere quei risultati, che cosa faccio? Vado a impostare l'esperimento in modo che me lo dimostri. Quindi semplicemente, non lo so, faccio un periodo clean food, un periodo faccio junk food, vedo bene o male cosa sto fisicamente, mi vedo meglio dopo, perché c'è un bias a monte, quindi grazie al cavolo che mi vedo meglio dopo, e quindi da qua traggo la mia conclusione. In realtà no, il bravo scienziato imposta un esperimento in maniera più neutra possibile, ovviamente siamo sempre soggetti a bias, però in maniera più neutra possibile cerca di trarre delle conclusioni. Quindi con voi voglio passare proprio a questo. Voglio improvvisarmi scienziato, ripeto, non sono uno scienziato, però fare un esperimento. In realtà l'esperimento però non vuole tanto vertere sul efficacia da un punto di vista di composizione corporea dei Fit Fit or Macros, perché per farlo dovremmo condurre degli studi. Gli studi sono fottutamente expensive, sono fottutamente costosi in generale, quindi non è il caso di farlo. Quello che però posso fare, perché questo è il dubbio che mi viene, è testare un passo indietro. Non posso fare un passo indietro qua che c'ho il tavolo. Comunque, un passo indietro. I Fit Fit or Macros, ma io posso veramente calcolare macros? Cioè, per dirla semplicemente, qual è il mio margine di sicurezza, di certezza, di affidabilità nel momento in cui traccio i macros? Cerchiamo di capirlo e facciamo un esempio abbastanza semplice. Ok, andiamo a vedere il margine di errore. Allora, io normalmente quando vado a fare questi calcoli come database utilizzo Nutrition Data. Nutrition Data è un sito privato, però c'è il database del United States Department of Agriculture, quindi un database ufficiale, molto molto completo, e poi ci sono un sacco di prodotti commerciali, quindi all'epoca era quello che mi intrigava di più. Andiamo a cercare per esempio i valori nutrizionali del sirloin beef, che sarebbe il controfiletto, quindi un taglio di carne ben specifico, separato allo zero sostanzialmente, quindi non c'è grasso. Lo vado a prendere raw, quindi crudo. Allora, leggete voi qua URMIS. L'URMIS è lo Uniform Retail Meat Identity Standard, sostanzialmente è un metodo di tracking della carne che si utilizza negli Stati Uniti, quindi fa vedere che è abbastanza affidabile come portale. Allora, andiamo a vedere il nostro controfiletto. Ovviamente
loro vanno a prendere soltanto una tipologia, non vanno a prendere da 70.000 fonti diverse, come per esempio potete vedere su MyFitnessPal. Quindi la differenza è nella scelta del taglio, però generalmente stiamo parlando dello stesso taglio di carne, ok? La scelta specifica, quindi scelta scettissima eccetera, però stiamo parlando del controfiletto sempre di manzo, quindi beef, sirloin, quindi questo è appurato. Se voi prendete il controfiletto di manzo, potrebbe capitarvi una di queste cose. Andiamo, le proteine, i grassi e i carboidrati sono bene o male gli stessi, ma quello che cambia è il total fat. Abbiamo un 5.6, andiamo a segnarci questi numeri perché li utilizzeremo tra un attimo. Un 5.6, abbiamo un 7.1 total fat, vedete che carino che vi dice tutto, pure gli omega 3 e gli omega 6. E abbiamo un 4.2. Tra parentesi, una cosa carina da fare è andarvi a vedere il contenuto di omega 3 e come cambia con la carne grass fed. Ce ne sono pochi di tagli, però è interessante. Comunque questi sono i numeri, andiamo ad utilizzarli. Allora, mettiamoci a fare i calcoli, orrendi calcoli. Come prima cosa dovremmo trovare quello che è l'errore assoluto, quindi un errore legato al numero, in questo caso, di grassi. L'errore assoluto si ottiene andando a sottrarre alla misurazione massima la misurazione minima che abbiamo ottenuto e dividendo per 2. Qua mettiamo le parentesi per correttezza analitica. Quindi la nostra misurazione massima è 7,1, di nuovo grammi di grassi, meno 4,2, che è la misurazione minima che abbiamo ottenuto, grammi di grassi, diviso 2, ci va a dare un errore assoluto di 1,45 grammi di grassi, che è poco così apparentemente. Ora, ricordiamo che è una cifra assoluta, a noi quello che interessa in realtà è l'errore percentuale, perché vogliamo avere un numero svincolato dal quantitativo di grassi, quindi un numero percentuale che possiamo andare a rapportare a qualsiasi cifra. Come si ottiene questo numero relativo? Si calcola con l'errore assoluto diviso la media, e la media a sua volta si calcola, per chi si ricorda, andando a sommare tutte le misurazioni e dividendo la risultante per il numero di misurazioni. Quindi in questo caso abbiamo 3 misurazioni, 7,1, 5,6 e 4,2, andiamo a sommarle tra di loro e le dividiamo per il loro numero, che sono 3, sono 3 misurazioni, e otteniamo un 5,63 periodico. Quindi approssimiamo, ci concediamo questa approssimazione a 5,63, approssimiamo sempre per difetto. Il nostro errore relativo allora sarà 1,45, che è il nostro errore assoluto, diviso la media, che è 5,63, otteniamo un 0,257, eccetera. Quindi, di nuovo, approssimiamo, anche se in questo caso si dovrebbe fare per eccesso, approssimiamo per difetto, andiamo per uno 0,25, che moltiplicato per 100 ci dà un errore percentuale del 25%. Il 25% di errore? Il 25% di errore è una roba bestiale, ragazzi, è fuori di testa. Ok, perfetto, cerchiamo di rifarlo con un altro alimento, quindi per esempio prendiamo le patate. Ora voglio vedere con le patate. Andiamo a vedere con le patate. Scelgo potatoes, raw, flesh and skin. Quest'altra è soltanto la pelle. Queste... russet, white, flesh and skin. Ok, allora, queste sono logicamente diverse tipologie di patate. Appuriamo tutto quanto per 100 grammi, logicamente. E vediamo carboidrati: 18.4, 16, 17 e 18.1. Se andiamo a fare gli stessi calcoli, vediamo che il margine di errore, la percentuale, scusate, di errore è del 6% circa, quindi molto meno buono. Ora andiamo a utilizzare invece un sito che forse conoscete, che è un po' più familiare, che è l'Inran. Quindi è un sito italiano, è un sito ufficiale, non è un sito privato, quindi ok, direi che ci siamo, così diamo anche la varietà e non stiamo soltanto sul suolo americano, che poi può essere vista male. Allora andiamo a vederci le arance. Che cosa ho scritto? Arance. Allora, c'è il succo, togliamo il succo, vediamo le diverse tipologie: bionde, moro, rosse, sanguinello, tarocco, Valencia, Washington e qua arance, fresche, normale. Tutte fresche, eh? Allora, guardate che carino qua con tutte le tabelline. Allora, andiamo a vedere per i carboidrati, che sono sostanzialmente il macronutriente principale. 9.9, 9, 9.9 di nuovo, dai, ci siamo. 10.6, minchia, ballato, 10. 8, 9.4, 7,
7.8. Abbiamo diversi numeri e se andiamo a fare gli stessi calcoli l'errore percentuale è del 15% circa. Quindi in base al tipo di arancia che vado a scegliere posso avere un delta del 15%. Ragazzi, sono numeri che sono alti, cioè sono numeri che denotano un errore percentuale importante per quello che può essere un calcolo e un'affidabilità da un punto di vista fisico, da un punto di vista matematico, da un punto di vista analitico. Cioè sono cose che normalmente ti fanno capire che tu non puoi essere tanto sicuro di quello che stai calcolando. Ma so che molti di voi sono dubbiosi, quindi ho preparato un semplice esperimento. Sono andato da Lidl, qua da Lidl io compro le bistecche grass-fed che adoro, e ho preso il mio solito taglio, il Rump Stick. Ora vi faccio vedere, i macros sono identici: 11,9 grammi di grassi, di cui 4,4 saturi, 0,4 grammi di carboidrati e 19,8 di proteine. Anche qua stesso cosa, 11,9, 4,4 saturi, 0,4 di carboidrati, 19,8 di proteine. Benissimo, ora vi faccio vedere i tagli. Si vedono? Questo è il primo taglio. Questo è il secondo taglio. Sono due tagli fottutamente differenti. Ora, se io anche vado a togliere la parte di grasso visibile, le venature interne, lo vedete con gli occhi che sono differenti. Perché questo? Perché c'è una variabilità. Cioè, se io prendo una persona, ok, nel mondo, e la vado a macellare, questa è una cosa che non posso dire su YouTube, mi sa che me la cancellano. Ipotizziamo che degli alieni arrivino sulla Terra e vadano a selezionare la specie Homo sapiens e anche la dividano per razza, tra virgolette, non vuole essere una cosa razzista, sia chiaro, come pensate che un controfiletto d'uomo abbia gli stessi valori? Cioè, se prendono me come controfiletto, prendono il controfiletto da Filit e prendono il controfiletto da Lino Banfi, avranno delle composizioni nutrizionali totalmente differenti, al di là del grasso visibile. Una cosa su cui giochiamo sempre come builder è quella di mettere più scorte di grasso intramuscolare, più scorte di glicogeno, eccetera. Come potete pensare che non ci siano variazioni da un punto di vista di composizione corporea? Ora però il Ludovico, che sta dall'altra parte, perché cerco di cercare di fare un po' di contraddittorio tra me e me, giustamente va a pensare: ok Ludo, però bene o male, se io vado a prendere gli stessi produttori che mi portano le mele, la stessa tipologia di mela, la stessa tipologia di patate, la stessa tipologia di carne, bene o male riduco questo errore, quindi non sarà del 25%. E io dico sì, assolutamente, però capite di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che quando vado a tracciare non posso limitarmi a scrivere il controfiletto, ma devo mangiare sempre lo stesso controfiletto, anche se stiamo parlando dello stesso taglio, ok? Non sto parlando di generico manzo, no, lo stesso taglio, no, devo utilizzare sempre lo stesso per ridurre il margine di errore. Le patate devo mangiare sempre la stessa tipologia, possibilmente dalla stessa provenienza, dalla stessa filiera produttiva. Stessa cosa per le mele, stessa cosa per l'arancia. Non posso andare a prendere delle arance, devo prendere sempre la stessa tipologia. Questo ridurrebbe il mio margine di errore. Però che cosa cazzo ci vedete di flessibile in questo? Cioè realmente, ma la vedete un concetto flessibile? Dove sta la flessibilità? Io non vedo la flessibilità di questo. E stiamo parlando di prodotti assolutamente semplici, plain, generici. Quando ci sono delle produzioni alimentari, quindi dei prodotti composti, come può essere un magnum, come può essere una merendina, come può essere tutte queste cose che vi fanno sentire più liberi e flessibili, ma voi credete che a monte ci siano sempre gli stessi fornitori? Gli accordi vanno a cambiare nel tempo, i fornitori spesso sono diversi fornitori in base alla località, in base alla filiera produttiva. Se andate in un supermercato, magari quelle merendine sono arrivate da uno stabilimento che ha determinati fornitori, se andate in un altro supermercato le stesse merendine arrivano da un altro stabilimento che ha altri produttori, eccetera eccetera. Quindi è troppo variabile, per cui se volete mantenere la flessibilità in generale dovete calcolare che la percentuale di errore può arrivare anche a un 25%, che non è assolutamente poco, ragazzi. 15, 6, sono percentuali importanti. Ok, andiamo a chiarire un attimo una questione qua. Perché abbiamo visto dei tagli di controfiletto con valori così diversi? Questo perché lo USDA utilizza dei metodi di tracking che permettono a risalire ad alcuni parametri, parametri come la vita dell'animale, l'età di macellazione, la tipologia di allevamento, quello che ha mangiato, eccetera, che si differenziano poi in tre diverse tipologie, che sono un taglio prime, un taglio choice e un taglio select. Il taglio prime tende a essere un po' più grasso, quindi un po' più gustoso, e normalmente viene venduto ed utilizzato per esempio negli hotel e nei ristoranti di lusso. Un taglio choice invece è una via di mezzo, e il taglio select è molto più magro, ha meno grasso, come abbiamo visto, e risulta meno gustoso al palato. In questo documento sul sito ufficiale dello USDA, oltre ad elencare le diverse differenze e spiegarle nel dettaglio anche a livello di gestione dell'alimento, viene evidenziato come normalmente nell'industria alimentare non si utilizzi questo tipo di tracking, ossia la carne che viene venduta in maniera generica, senza avere quindi queste distinzioni, questi tracking, e quindi risultando in un errore percentuale che è analogo a quello che abbiamo visto, fino al 25% di errore. Sostanzialmente quello che la legge permette di fare per un produttore è: se io vado a mettere la mia carne in vaschetta posso prendere i valori nutrizionali di una qualsiasi
tabella, quindi non necessariamente una tabella ufficiale, lo andremo a vedere tra un attimo, farla in etichetta e venderla al consumatore. E posso avere questa tipologia di margine di errore. Ancora, se faccio per esempio una quiche con il manzo, già tanto se metto un manzo generico, però immaginiamo che sono proprio preciso, so che ho un controfiletto, vado a cercare i valori del controfiletto e di nuovo potrei ricadere in questo margine di errore, li vado a mettere nella tabella nutrizionale, perché attenzione, questi metodi di tracking sono collegati logicamente a catene e filiere di produzione di elevata qualità, quindi si sta parlando di prodotti molto costosi, non sicuramente quelli che vengono utilizzati da un'azienda alimentare. Quindi ci schiaffo il mio controfiletto, valore a caso, e c'è una percentuale di errore del 25%. Oppure di nuovo faccio una merendina con delle arance, vado a cercare genericamente in qualsiasi tabella il valore delle arance e potrei avere un errore su questa tabella nutrizionale portata dietro delle mie merendine del 15%. E so che è difficile da capire o da realizzare, perché giustamente che cos'è che dite? Ma io ho un cavolo di prodotto, dietro ci sono dei valori nutrizionali, saranno quelli di quel prodotto, non ci può essere un margine d'errore così importante. Eppure è così, e non parliamo di quello che può succedere nei ristoranti, perché capite bene che se ordino un controfiletto del ristorante non ho idea di come mi arrivi l'animale. L'unico modo per essere preciso è risalire a un metodo di tracking non soltanto nazionale, ma in cui riesco a risalire anche alla zona specifica, all'allevamento specifico, so esattamente l'animale come è stato macellato, come è stato allevato, che cosa ha mangiato, e posso avere un'idea di quelli che sono i macros. Però capite che è veramente improbabile, perché non sono dei sistemi che vengono utilizzati dall'industria alimentare. Tutto questo discorso dell'etichettatura è attualmente disciplinato da una normativa comunitaria, nello specifico il regolamento europeo 1169 del 2011, che è stato poi riapplicato con norme secondarie interne al nostro ordinamento, e questo regolamento va a disciplinare esattamente la forma in cui devono essere riportate determinate diciture. Poi andatevelo a leggere, è molto completo logicamente su come deve essere presentato un prodotto e ha una logica di protezione del consumatore, ma non dà alcune indicazioni di sostanza. In altre parole, non dice come si devono ricavare quei determinati valori in etichetta. Le norme secondarie vanno a dare tre diverse alternative per le nostre aziende, ossia per riportare dei valori nutrizionali posso basarmi su delle analisi effettuate sull'alimento, che parliamoci chiaro, per chi non è del settore costa veramente una sassata, è assolutamente improbabile che un'azienda voglia esporsi così per qualcosa che è assolutamente inutile di base, quando ha altre alternative. Nello specifico sono due: conteggio dei contenuti medi degli ingredienti usati, sia conosciuti sia calcolati. Vedete com'è tutto abbastanza impreciso, gli ingredienti medi, sia conosciuti sia quelli che vengono calcolati. Oppure conteggio derivato dai dati generalmente stabiliti ed accettati. Che cosa vuol dire generalmente stabiliti ed accettati? Vuol dire che non devono essere tabelle nutrizionali ufficiali o governative, possono essere anche tabelle derivanti da siti privati. In alternativa, se mi viene fatto un controllo sul contenuto nutrizionale di quello che ho riportato in etichetta, gli posso dire sì, allora guarda, i miei ingredienti sono questi, orientativamente in percentuale, che se butto un tot di uvetta o di pepite di cioccolato all'interno di una merendina non ho la stessa quantità precisa in merendina, quindi dico genericamente sono questi, sono andato su questo sito, che è un sito comunque affidabile, ho trovato il cacao fondente, non so neanche che percentuale, ma ho trovato i valori del cacao fondente, ho trovato i valori dell'uvetta, ho trovato i valori della farina, eccetera, ho trovato i valori dell'arancia, non so se esiste una merendina con uvetta, cacao, arancia, però insomma capite il discorso, e questi sono i valori nutrizionali. Ok, perfetto, sì, il calcolo corrisponde molto bene. Non c'è la necessità di analisi dell'alimento. La percentuale di errore di quello che vedete voi in etichetta può arrivare a quello che abbiamo visto essere. E attenzione a un altro dettaglio, che non è da poco: tutti i calcoli che abbiamo fatto sono stati paragonando le tabelle nutrizionali di un unico sito, quindi senza paragonare tabelle nutrizionali di siti diversi, di fonti diverse. Per fare un esempio, se io vado su MyFitness e inizio ad aprire tutto il controfiletto di manzo che trovo, vedrò un margine di errore ancora molto più importante, quindi molto più alto. Quello che può succedere, se ad esempio una merendina vado a far cercare a un mio dipendente i valori nutrizionali delle arance in una tabella nutrizionale piuttosto che in un'altra, piuttosto che in un'altra, è assolutamente arbitrario. Non deve cercare tabelle nutrizionali riferite alle arance della zona del produttore e del consumatore. E capite bene che con la globalizzazione, col mercato internazionale, può essere benissimo che per mantenere la produzione di alcune merendine le arance, le banane o la frutta mi arrivino fuori stagione da altri paesi, quindi sarebbe molto più verosimile prendere delle tabelle nutrizionali da altri paesi. Ma questo vorrebbe dire che fuori stagione dovrei riportare determinate etichette nutrizionali basate sui valori
di tabelle trovate nel paese dei miei fornitori fuori stagione, mentre quando la frutta è di stagione i miei fornitori sono più vicini, dovrei cambiare l'etichetta nutrizionale dei miei prodotti e riportare i valori delle tabelle riferite ai fornitori in stagione. Insomma, capite che è un qualcosa che non si fa, ed è anche logico, perché il regolamento europeo non ha alcun interesse a dare la massima precisione possibile ai consumatori, vuole semplicemente dare un'indicazione generale al consumatore, perché di base, per seguire una dieta varia, sana, una dieta equilibrata, non c'è bisogno di essere maniacali, non ha alcun impatto. Però tante domande, quando parlo di queste cose, che mi arrivano sono: ok Ludo, però non riesco a capire il senso, ma allora come si fa ad essere precisi? Cioè, che senso ha? Io non posso essere preciso, allora? No, non è detto che non si può, è come dire: vabbè Ludo, ma allora, Soldoni, io come faccio ad andare su Marte? Non puoi andare su Marte, non puoi prendere ad andare, non posso darvi una soluzione. Cioè, non c'è alcun interesse di nessuna lobby, nessuna forza, nessun interesse logico a dare dei valori precisi di tutto quel che mangiamo. Quindi l'essere umano non si è attivato in questo senso, ci bastano dei valori generici anche quando vogliamo andare a fare ricerca. E non fatemi parlare di come vengono condotte le ricerche, perché ci sarebbe un'altra ora di video. Però se volete essere precisi, un modo effettivamente c'è, o quantomeno ridurre al massimo il margine di errore. Io vado a basarmi sui macros, perché sono un mio punto di inizio. Che cosa faccio? Mi compongo una dieta settimanale. Una dieta settimanale in cui le fonti sono diverse, non sono riso, pollo e broccoli, ma inserisco tantissima varietà di fonti. Inserisco il farro, inserisco l'avena, tantissimi cereali, diversi legumi, frutta, verdura, diverse fonti di carne, diverse fonti di acidi grassi. Una dieta varia, sana ed equilibrata, che mi permette di avere sempre esplosioni di gusto, che mi permette di avere un apporto nutrizionale completo. Ora, una volta che ho stabilito questa dieta, anche eventualmente tracciandola, perché il tracking può essere un ottimo strumento come punto di partenza, io tolgo l'applicazione, mi dimentico di quelli che sono i macros di riferimento e, se voglio salire, aggiungo nutrienti. Cioè, ho più fame a pranzo, ho più fame a cena, ho più fame in questo giorno, aggiungo un po' di farro, aggiungo un po' di avena, aggiungo un po' di carbo, aggiungo un po' di grassi, di proteine, ma ragiono non sui macros in generale, quanto piuttosto sulle fonti. Cioè, in quel pasto c'ho più fame, il pasto prima magari aggiungo un po' di qualcosa, eccetera, eccetera. E di questo ne ho parlato in un altro video. Se voglio scendere, voglio dimagrire, è allo stesso modo. Vado e tolgo un po' di questo, tolgo un po' di quest'altro, ma continuo a ragionare sulle fonti, sugli alimenti, e non sui macros target che devo raggiungere. Di base sono numeri, numeri per numeri, tanto vale che mi concentro sugli alimenti. E questo sì, è un modo in cui posso essere preciso. Ragazzi, sapete qual è la novità? È quello che si utilizza e si fa nel bodybuilding da sempre. Perché voi credete che nel bodybuilding stiano a tracciare macros? Quasi nessun atleta professionista ha idea di quelli che siano i suoi macros, ha la sua dieta, sa quello che deve mangiare, rispetta quella e ragiona sugli alimenti quando deve salire o quando deve scendere. Questo è l'unico modo che abbiamo per essere precisi. Il cellulare, il tracking dei macros, ha un margine di errore veramente veramente bestiale. E logicamente, se compro il riso, compro il farro, compro la frutta, la verdura, eccetera, la compro sempre dallo stesso posto per cercare di ridurre il margine di errore. Quindi, se volete essere precisi, questo è il modo. Si chiama dieta bro, è una dieta varia, sana, equilibrata, però sicuramente non potete concepirla come dieta flessibile, nel senso del mangio quello che mi pare. Ho determinate cose da rispettare e le rispetto, per quanto varie possano essere. Questa è la soluzione. Ora continuiamo ad andare avanti. Ho fatto i miei esperimenti nel mio metodo scientifico, ho analizzato i vari dati, abbiamo visto, abbiamo fatto un po' di calcoli. Adesso a questo punto devo trarre delle conclusioni. Perché c'è questo margine di errore così ampio? In effetti, ragazzi, ci sono tantissime cose che vanno dette. Ossia, quando mangiamo un frutto che viene da un albero, la composizione nutrizionale dipende da tantissimi fattori. Non è che è una macchina che fa in filiera e produce in filiera il determinato alimento. Dipende dal suolo, da quanto è ricco, dalla stagione, alle variazioni climatiche di quella specifica stagione, di quello specifico anno, da quanto sole ha preso, quindi anche quell'arancia in che punto stava dell'albero, a est o a ovest, quanto vento c'è stato, tantissime cose. La stessa cosa vale per i prodotti animali, perché dipende dalla vita dell'animale, da quanti farmaci sono stati utilizzati, non che arrivino a noi, ma vanno a impattare sulla vita stessa, come viene condotta l'animale. Se è un animale che sta al pascolo, se è un animale che sta al coperto, la carne grass fed che noi prendiamo non solo rispetta la vita dell'animale, perché gli fa fare una vita sicuramente meno grama, ma allo stesso tempo va a dare dei valori nutrizionali che sono ben diversi rispetto ai valori di una carne grain fed, quindi un bovino che mangia tendenzialmente fieno. Anche le normative che ci sono per andare a delimitare degli animali, per esempio, che mangiano bio, oppure degli animali che hanno determinate certificazioni, sono vaghe, perché devono e non possono non tenere presente di quelle che sono le limitazioni del posto. Cioè, se il mio allevamento sta in un posto in cui piove sempre, non ho la stessa disponibilità di far stare fuori il bestiame, tanto quanto in un posto dove c'è sempre sole, bel tempo, eccetera. Quindi anche queste certificazioni non ci danno così tanta certezza. E questo soltanto per quanto riguarda il prodotto quando arriva a noi. Ora, bisogna vedere il prodotto quando viene
cucinato, perché se io prendo una patata e me la mangio cruda, assorbo pochissime di quelle che sono le energie disponibili. Se la faccio al forno con la buccia, ne assorbo una buona parte, se la faccio bollita senza buccia, ne assorbo sempre di più. La composizione del nostro pasto, cioè se mangio con della fibra o mangio con delle proteine, il processo digestivo viene rallentato, quindi gli alimenti, quando arrivano, ci avrò una percentuale di assimilazione diversa. Il grado di cottura impatta sulla digeribilità degli alimenti, questo vuol dire che in alcuni casi ne digeriamo di più, in alcuni casi ne digeriamo di meno, e queste sono tutte cose che non si possono calcolare. Ma ancora, il destino degli alimenti quando arrivano nel nostro stomaco, nel nostro organismo, devono essere processati. Per fare degli esempi che sono un po' più nel mio orticello che quello del fitness e dello sport, dopo l'allenamento i GLUT4, quindi i recettori a livello muscolare, emergono in membrana e sono attivi indipendentemente dall'azione dell'insulina. Quindi c'è un maggior stoccaggio dei carboidrati all'interno del muscolo piuttosto che nel tessuto adiposo. Allo stesso tempo, dopo l'allenamento, la DNL, la de novo lipogenesis, quindi la creazione di tessuto adiposo a partire da altri substrati, è parzialmente inibita. Quindi i carboidrati che arrivano, anche se in eccesso, difficilmente vengono stoccati nel tessuto adiposo e più verosimilmente vengono consumati sotto forma di calore. Quindi se mangio carboidrati dopo l'allenamento, in un altro qualsiasi momento della giornata, la mia assunzione cambia totalmente, il destino di questi carboidrati è molto diverso, così come l'impatto che hanno nel mio corpo. Ancora di più l'assorbimento di vitamine e minerali che il nostro corpo va a variare a livello intestinale in base all'accoppiata, si pensi a ferro con la vitamina C che incentiva e aumenta la percentuale di assorbimento del ferro, ma ancora di più in base alla nostra necessità. Quindi se abbiamo una carenza di ferro, indipendentemente dal ferro eme o non eme, una maggior percentuale dello stesso viene assimilato rispetto a un soggetto che non ha carenza di ferro. Quindi tutte queste variazioni sono totalmente imprevedibili, non possiamo calcolarle, non possiamo ridurci come se fossimo delle cavolo di bombe calorimetriche che stanno là, entra una roba, ti dà un dato da un punto di vista di kilojoule espressi e that's it. Il problema è proprio che si ragiona come se qualsiasi elemento che arriva è stato testato in una bomba calorimetrica, però ragazzi, ecco la novità: l'alimento che è stato testato all'interno di una bomba calorimetrica per valutarne quella che è la composizione energetica non esiste più, è stato bruciato. Quindi quello che mangiate sicuramente non è stato testato, perché è destinato a voi il vostro consumo, e anche i valori nutrizionali, vi ho fatto vedere prima con l'esempio della bistecca, sono dati indicativi che vengono utilizzati con ricerche che vengono fatte bene o male in maniera sommaria da parte dei produttori della filiera di produzione, giusto per dare un'indicazione generale al consumatore. Ora abbiamo ragionato soltanto per quel che riguarda l'input energetico, quindi quello che entra e che viene utilizzato, ma per quanto riguarda l'output, che senso ha essere maniacali nella considerazione e nel calcolo di tutti i macronutrienti della nostra alimentazione se poi l'output è imprevedibile anch'esso? Perché dipende dal sonno, da come ci siamo svegliati, dipende da quanta attività che abbiamo fatto, e non è mai sempre la stessa. Dipende dal NEAT, quindi il dispendio energetico indipendente dall'attività fisica volontaria, un termine bruttissimo veramente, che però non è soltanto quanti passi fate o i passi che vi dice il vostro orologio, ma varia tantissimo in base a quello che fate. Cioè se avete intimità con una ragazza, che fate? Calcolate pure quella. Vi aspetto un attimo, fammi calcolare quanto tempo, perché così se sono più performante poi posso mangiare un magnum in più. Cioè ragazzi, non è che funziona esattamente così, o meglio, se per voi funziona, ci può stare come discorso, però non lo so, non è tanto bello come ragionamento da fare in certe situazioni, parliamoci chiaro. Ok, quindi pure l'output è un qualcosa di assolutamente incalcolabile. Quindi queste sono un po' delle considerazioni che vanno a giustificare quelle che sono state i test sul campo. Non possiamo calcolare con certezza i macro, abbiamo un margine di errore veramente veramente molto importante. E se questo non fosse sufficiente, io ho fatto un altro esperimento, ossia nelle storie su Instagram ho scritto un'alimentazione, ho chiesto alle persone di scrivere i relativi macros. Quindi è molto semplice come esperimento: io scrivo un'alimentazione con i relativi grammi di ciascun alimento e ogni persona va con il proprio tracking, il proprio sistema, e calcola i macros. Ora, se il calcolo dei macros fosse preciso, avrei esattamente gli stessi valori da parte di ciascuno, ma i valori sono completamente differenti, c'è un delta, una variazione, un errore percentuale molto importante su ciascun nutriente. Quindi da là l'idea che se io a una persona gli dico ipoteticamente vai, stai a questi macros 300, 150, 50, questa persona può mangiare veramente di tutto, può avere dei macros molto diversi. Quindi anche qua il margine di errore è veramente veramente importante, e questo è un altro esperimento carino che potete fare. Ok, altre contraddizioni che mi vengono in mente parlando degli Fitfitter macros. La prima: ragioniamo sui macronutrienti, carboidrati, grassi, proteine, però in realtà quello che noi assumiamo nella nostra alimentazione sono saccaridi, sono acidi grassi,
e sono amminoacidi. E la differenza di composizione è molto importante da un punto di vista metabolico. Prendiamo ad esempio il fruttosio come saccaride. Ecco, il fruttosio salta una tappa della glicolisi che è la fosfofruttochinasi, che va a interrompere la reazione quando non c'è bisogno di energia. Quindi il fruttosio saltandola porta ad un cumulo di acetilcoenzima A nel momento in cui non c'è una richiesta energetica, e questa acetilcoenzima A, una volta accumulato, viene convertito in grasso e stoccato nel tessuto adiposo. Per questo si dice che il fruttosio è una via metabolica per il grasso molto più breve, anche perché viene stoccato a livello epatico e le riserve di glicogeno epatico sono inferiori a quelle muscolari. Discorso invece degli amminoacidi. Gli amminoacidi logicamente hanno bisogno di un pool completo per poter avviare la proteosintesi e quindi essere utilizzati a fini strutturali. Quando ci sono degli amminoacidi limitanti, quando mancano degli amminoacidi per completare il pool, ecco che la proteosintesi non può avvenire. Fino a un certo punto ci saranno degli amminoacidi in eccesso che non possono essere utilizzati se non togliendo l'azoto, quindi come destino vengono utilizzati a fini energetici oppure vengono convertiti di nuovo in tessuto adiposo. Quindi in entrambi i casi sono destini che noi non vogliamo per l'input proteico, non ha molto senso. E passando a parlare di acidi grassi, qua possiamo aprire il mondo. Ci sono tantissimi video su questo canale che vanno a parlare dell'importanza della scelta degli acidi grassi sulla nostra salute, ma per fare anche semplicemente un altro esempio, prendiamo gli acidi grassi a catena media, gli MCT, che non hanno bisogno dell'azione emulsionante dei sali biliari e quindi vengono assorbiti molto più rapidamente rispetto ad altri acidi grassi. Per cui vedete come l'impatto metabolico di un grasso proveniente da una fonte, un altro grasso proveniente da un'altra fonte, può essere molto molto diverso. Altra contraddizione riguarda i micronutrienti. Parliamo di if it fit your macros, però abbiamo anche dei fabbisogni di micronutrienti, quindi si dovrebbe parlare di if it fit your micros. Ora, se anche è difficile scendere sotto l'RDA, quindi la dose raccomandata giornaliera, quindi arrivare a delle carenze importanti, possiamo comunque avere delle carenze di alcune vitamine o minerali. Per esempio, il 90% di voi, se in questo momento andasse a farsi un blood test, quindi un esame del sangue, troverebbe probabilmente una carenza di vitamina D. Allo stesso modo, i valori di vitamina C che voi assumete potrebbero non essere ottimali, ossia potreste trarre dei benefici da un'ulteriore addizione di vitamina C, quindi integrando nella vostra alimentazione delle fonti più ricche di vitamina C, anche semplicemente per esempio per assorbire più ferro, perché magari avete una carenza di ferro. Non è raro trovare nei panni ematici di persone, soprattutto ragazze in questo caso, dei quadri di anemia, che potrebbe essere causata di una carenza di ferro, una carenza di rame o altri minerali. Quindi se è vero che è veramente difficile scendere tanto al di sotto della soglia raccomandata giornaliera, è anche vero che incorrere in carenze nutrizionali è molto facile. Non a caso si parla spesso di calorie vuote, questo termine che apparentemente è insensato, perché una caloria come fa a essere vuota? È sempre una caloria, ma in realtà sta ad indicare tutte quelle fonti alimentari che ci danno un certo apporto calorico ma hanno un apporto di nutrienti molto basso. E di nutrienti non stiamo parlando soltanto di micronutrienti, ma anche di tantissimi alimenti, tantissimi polifenoli, fitocomposti, antocianine, beta-glucani, antiossidanti. Sono tutti alimenti che le fonti vegetali vanno a sviluppare quando? Quando si utilizzano pochi pesticidi, pochi composti chimici in produzione. Perché? Perché quando si utilizzano questi composti, logicamente la pianta ha meno bisogno di difendersi e quindi sviluppa meno di questi elementi. Il prodotto finale per noi consumatori è meno ricco. E questi elementi sono importantissimi e sono stati associati a tantissimi studi come fattori che permettono di ridurre tantissimi marker di incidenza cardiovascolare, marker tumorali, marker di malattie metaboliche, eccetera, eccetera. Quindi perché privarci di questo? Ecco, questo concetto di caloria vuota in questo senso dovrebbe un po' aprirci la mente. Le calorie che dobbiamo mangiare all'interno di una giornata sono, tra virgolette, limitate, nel senso che noi dobbiamo semplicemente coprire il nostro fabbisogno come atleti o come sedentari, eccetera. Quindi vanno viste come un'opportunità in questo senso, cioè questo fabbisogno più lo vado a coprire da alimenti sani, più ho possibilità di farmi del bene. Più lo copro con alimenti vuoti nutrizionalmente, meno sto sfruttando di nuovo questo fabbisogno che ho. È come un investimento in questo senso, un investimento sulla nostra salute. E mettiamoci in mezzo pure un altro discorso super importante di cui sto parlando tanto ultimamente, che era microflora batterica intestinale. Sono tantissimi gli alimenti che sono ricchi di elementi pre e probiotici, quindi con funzioni prebiotiche e probiotiche per la nostra microflora intestinale. E questa microflora che noi ci portiamo dietro, questi batteri, questa popolazione che abbiamo, è studiata sempre di più per tutti i risvolti che ha sulla salute a 360 gradi, addirittura sulla performance sportiva. Quindi capite quanto può essere ampio l'impatto che può avere. E logicamente anche là le calorie che abbiamo sono un'opportunità per noi per scegliere delle fonti che fanno bene al pancino, alla nostra microflora intestinale. E più calorie dedichiamo a alimenti composti che non hanno questi alimenti pre-probiotici, più stiamo perdendo un'occasione anche là di stare bene. Tutto questo purtroppo si ripercuote su quelli che sono definiti dei MUS, dei Medical Unexplained Symptoms, i sintomi vaghi e aspecifici che
Bene o male la medicina occidentale non riesce a ricollegare a nessuna causa principale, perché sono frutto, come vedete, di tante piccole concause e sono dei sintomi vaghi, quella piccola letargia, quel meteorismo, quella stipsi, quell'insonnia, quella performance che non riesce a essere portata all'estremo, calo di libido, problematiche sessuali, problematiche a livello di cefalea, mal di testa, cioè queste piccole cose che noi andiamo ad accusare che, bene o male, lasciamo un po' così, come se fosse normale, e non è normale, ragazzi, non è assolutamente normale. Ora, i gastroenterologi in questo momento sono abbastanza concordi nel ritenere che l'Homo sapiens moderno sia in perenne disbiosi, e questa è una cosa che deve essere cambiata, che dobbiamo attivamente cambiare, perché non è possibile vivere in questo stato. Quindi fare attenzione all'alimentazione, o bene o male insegnare una corretta e sana alimentazione, può portare a una riduzione di tutti questi mussi in maniera veramente veramente impattante. Altra contraddizione che trovo è che normalmente l'associazione che viene fatta è: questo influencer c'ha un bel fisico, fa Lift Fit Your Macros, e quindi Lift Fit Your Macros funziona, mi permette di avere un buon fisico. Bene o male, i risultati sono gli stessi. Ecco, per dirla breve, logicamente questo è un bias. Nell'ultimo podcast che abbiamo fatto parlavamo del mio intuitive eating e mi è stato chiesto: quindi con questi intuitive eating stai avendo risultati? Perché di base peso 101 kg, sono 6 kg rispetto alla scorsa off season, la BF è più o meno quella, se non più bassa. E io che cosa ho risposto? Non ne ho idea. Non ne ho idea perché sono tante concause, cioè può essere l'intuitive eating, può essere l'allenamento, può essere che seguendo una dieta bro avrei avuto più risultati, quindi non posso dirlo. Così come non posso dire che una persona che segue Lift Fit Your Macros, se ha un bel fisico, non avrebbe potuto avere risultati migliori con un'alimentazione più clean, più sana, più equilibrata, magari non tracciando i macros ma seguendo semplicemente le sensazioni che gli dava il suo corpo, non si può dire. Ora, detto questo, andiamo in un'altra parte del video. Perché alla luce di tutte queste riflessioni, la cosa che io mi vado a chiedere principale è: ma perché allora le Lift Fit Your Macros va tanto? Perché tante persone sono così in fissa, lo apprezzano così tanto, lo utilizzano? E in realtà è tutto un percorso che nasce a step. Il primo step è il fatto che noi purtroppo, come esseri umani, abbiamo totalmente perso il nostro fiuto, la nostra intimità, il nostro intuito alimentare. Del tutto. Siamo vittime del marketing alimentare. Tutto quello che ci circonda, tutto quello che vediamo noi quando andiamo per strada, quando accendiamo un telefono, quando ascoltiamo le notizie, qualsiasi cosa che ci circonda ha un solo scopo, quello di influenzare il nostro comportamento come consumatori. E questo vuol dire anche influenzare il nostro comportamento alimentare. Non ne siamo esenti. Sì, vabbè Ludo, però io non mi faccio influenzare, io queste cose le so, le prevedo, le capisco, io riesco a capire esattamente che cosa mi serve e non sono vittima del marketing o non sono vittima di quel che vedo nelle pubblicità. Ragazzi, non raccontiamocela, siamo tutti vittima di queste cose. Un protocollo alimentare lo sta seguendo perché l'ha detto qualcuno, avete comprato qualcosa perché l'avete visto in una pubblicità, tutti noi l'abbiamo fatto, lo facciamo sempre, quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, non lo so, ma lo facciamo. Il concetto stesso degli influencer, che adesso sembra un lavoro che spopola, esiste perché funzionano, perché riescono a influenzare il comportamento dei consumatori, e questo su scala mondiale, fanno fare un pacco di soldi alle aziende. Quindi il problema di base qual è? Che se io chiedo a una persona di mangiare ad intuito, di scegliere lui cosa mangiare, si orienterà su cibi che sono junk food. Perché? Perché sono cibi grassi, cibi ricchi di sodio e cibi ricchi di zucchero. Non è un caso. Questi tre elementi sono elementi che come essere vivente ricerchiamo per poter sopravvivere. Perché il sodio è sempre stato un problema di carenza. Nella storia dell'uomo, finché non si è commercializzato, il problema era una carenza di sodio. Così come avviene negli animali che logicamente lo ricercano arrivando anche a leccare gli scogli. Gli zuccheri rappresentano energia rapida che possiamo utilizzare, che è disponibile immediatamente, e i grassi logicamente sono l'energia più densa in assoluto. Quindi noi siamo settati per ricercare questi elementi, per ricercare questi composti. Il problema è che le nostre papille gustative, i nostri recettori a livello di gusto vanno ad assuefarsi. Quindi più sentono abbondanza di questi sapori, più si standardizzano rispetto a un certo livello. E non è un caso che se voi mangiate una mela o mangiate una pera, vi sembra qualcosa di sì, dolcetto, insomma non è tanto dolce. Invece dovrebbe essere un'esplosione di gusto, perché è l'elemento in natura che contiene più zuccheri in assoluto, la frutta. Peraltro il fruttosio, che è particolarmente dolce come saccaride, che infatti è quello che viene principalmente utilizzato nell'industria alimentare. Quindi settandoci su questi standard, tutto il resto del cibo clean ci sembra terribilmente triste. Questo è il motivo per cui Lift Fit Your Macros funziona con il ti faccio mangiare un po' sporco così non mi sgarri nel resto del piano alimentare. Quindi nasce un problema: le persone devono seguire un programma alimentare perché devono stare in forma, perché se si basano soltanto sull'intuito fanno un casino, mangiano troppo junk food, vanno per eccesso calorico, perché siamo anche settati per immagazzinare il più possibile quando possiamo, però non riescono a seguire un programma rigido. Lo vedremo tra un attimo con tanti studi, quindi non riescono a seguire un programma con le solite fonti. Per cui si deve trovare questo compromesso per portare le persone a poter mangiare altro cibo, quindi junk food,
però trovare una soluzione e un compromesso per non farli esagerare. E qua interviene un bias molto importante, che è l'automation bias. L'automation bias descrive il momento in cui l'uomo, l'essere umano, si affida ed ha più propensione ad affidarsi a un sistema automatizzato o anche un algoritmo, quindi non deve essere necessariamente un computer, piuttosto che ai segnali che egli stesso sente, percepisce, o ragionamenti più razionali che però lui percepisce come essere umano. Quindi sostanzialmente ci affidiamo più alla tecnologia o al calcolo rispetto al nostro intuito. Questo bias è stato studiato veramente tanto, è veramente interessante ed è il motivo per cui cadiamo nella trappola dei macros, ossia tutto quello che abbiamo visto prima, tutta la percentuale di errore che abbiamo visto viene scartata perché abbiamo un algoritmo, abbiamo un sistema automatizzato, quindi le nostre sensazioni non contano più niente ed è l'algoritmo, il calcolatore automatico, che mi dice quali macros devo raggiungere per il mio fabbisogno e mi dà modo di calcolarli con la massima precisione. E sia chiaro, sono tutti vittime di questo bias, soprattutto gli influencer che lo propongono, quindi non c'è un piano malefico per andare a incastrare le persone, no, tutti quelli che sostengono le Fitbit macros come esseri umani sono vittime di un bias, tra cui questo qua. Quindi mi affido totalmente a un calcolatore automatico ed anche se sento fame, se sento determinate sensazioni, lui mi dice i macros che devo mangiare. Non c'è nient'altro da aggiungere. Seguo quello che mi dice, that's it. Quindi di base vedo questo compromesso, la possibilità di tracciare i macros, ma bene o male, se sono intelligente, mi informo. Vado a vedere un po' se ci sono delle dimostrazioni che questo funziona e vado a vedere la letteratura scientifica magari, o quantomeno gli influencer me la fanno vedere, me le propongono in dei video. E qua interviene un secondo bias, di cui di nuovo sono vittima in primis gli influencer, quindi non c'è un piano malefico dietro, ed è il bias del ragionamento emozionale, ossia sostanzialmente invece di ragionare in maniera razionale selezioniamo quelle che sono le informazioni che riceviamo in base a quella che è la nostra emozione, il nostro stato d'animo, sostanzialmente quello che vogliamo di un determinato argomento. Quindi mi piace le Fitbit macros, vorrei che fosse tutto vero, quindi quando ricevo informazioni seleziono soltanto quelle che confermano quest'idea. Quindi per esempio, se sostieni le Fitbit macros e stai vedendo questo video, automaticamente quello che dirò ti sembrerà assurdo, troverai che nulla ha senso, lo rifiuterai a priori. Però per darvi una dimostrazione pratica, andiamo un attimo al computer e vediamo un po' di cosa si tratta. Allora, per capire esattamente cosa intendiamo quando parliamo di ragionamento emozionale, mettiamoci nei panni di una persona che vuole sostenere le Fitbit macros e va a vedere gli studi che abbiamo. Quindi passiamo al computer, io qua ho fatto una ricerca che sarebbe la ricerca tipica che fa una persona, sia PubMed Flexible Diet. Ho preso, come vedete qua in viola, quelli che sono i primi risultati della prima pagina, qua uno studio riguardo l'utilizzo di insulina che non ci interessa, eccetera eccetera. Andiamo a vedere nel dettaglio questi studi. Primo studio, la Flexible Diet può prevedere, cioè il comportamento di dieta flessibile in generale può prevedere una maggior perdita di peso in seguito a un percorso di dieta e esercizio in donne anziane, qua dice older woman. Tra parentesi, questo è un randomized controlled trial, è uno dei gold standard che ti utilizza, quindi è uno studio comunque molto buono di base perché mira a evitare qualsiasi bias da parte dei ricercatori. Ora, andando a vedere, sostanzialmente ci dicono che gli eating behaviors sono stati associati all'obesità e al successo di un programma di perdita di peso, sostanzialmente, in soggetti di mezza età, però si sa poco su soggetti più anziani. Quindi lo studio va a designare questa correlazione tra donne anziane e sovrappeso, quindi anziane si intende tra i 61 e i 69 anni, quindi margine errore di 3.6 anni, e body mass index, quindi BMI del 31.1, con un margine errore di più o meno 5. Il programma di dimagrimento è di 6 mesi e per andare ad analizzare quello che sono le correlazioni tra l'efficacia del dimagrimento, quindi il successo del programma di dimagrimento, e l'eating behaviors, sono stato fatto un questionario a tre fattori di 51 punti. Ora, da qua che cosa si è visto? Che i risultati suggeriscono di incoraggiare un approccio flessibile all'alimentazione e di scoraggiare invece un approccio più rigido. Quindi è stato confermato che anche in donne più anziane un approccio più flessibile permette di avere più efficacia di un programma di dimagrimento. E questo è assolutamente pacifico, come abbiamo visto, esattamente il motivo per cui all'inizio le Fitbit macros erano ambientate ad aria fresca. È inutile seguire, questa è una cosa su cui sono d'accordo bene o male tutti i nutrizionisti, è inutile seguire un piano rigido con soltanto quelle fonti per i soggetti in generale, per le persone in generale, perché ci sarà poca compliance sull'alimentazione. Quindi in questo studio vediamo non che le Fitbit macros funziona o la dieta flessibile è superiore a una dieta bro rigida, ma vediamo semplicemente che la dieta flessibile, quindi avere flessibilità nell'alimentazione, ci permette di avere un margine maggiore
di compliance all'alimentazione. È il motivo per cui è importante fare divulgazione alimentare, cioè insegnare alle persone ad avere una dieta sana, equilibrata e un approccio flessibile, che però non vuol dire fit fit your macros, attenzione. Andiamo a vedere un'altra cosa. Rigid versus flexible dieting, association with eating disorder symptoms in non-obese women. Quindi qua donne non obese, di nuovo l'associazione è sempre la stessa. L'approccio rigido, quindi una dieta scritta rigida versus una dieta flessibile con i eating disorders, estendono, permettono di estendere i findings, i risultati degli studi precedenti. Quindi di nuovo suggeriscono che una strategia di dieta rigida e non flessibile è associata con sintomi di disturbi alimentari in generale, oppure comunque un maggiore BMI. Il scopo dello studio era quello di testare sostanzialmente la differenza e l'efficacia di un programma di alimentamento tra donne che utilizzavano un approccio rigido all'alimentazione versus un approccio flessibile. Lo studio ha incluso sia donne underweight, normal weight e overweight, quindi un campione abbastanza vario, nessuno comunque obeso. I partecipanti era stato dato un questionario che misurava il controllo più o meno rigido dell'alimentazione. Qua un problema dello studio, che di base non è che è stato fatto un programma rigido e un programma flessibile, ma semplicemente lo studio prende 188 donne, gli dà un questionario, cerca di associare in base a quanto la persona è rigida o meno con l'alimentazione il risultato di un programma di dimagrimento in generale della composizione corporea. Capite che logicamente ci sono limitazioni dello studio. Questo studio io non posso guardarlo e dire è uno studio che dimostra che la dieta flessibile è superiore. Questo studio mi dice che generalmente, in questo caso specifico con le sue limitazioni, un approccio più flessibile alla alimentazione, ma bisogna vedere che cosa si intende come flessibile, perché logicamente ogni persona ha inteso flessibile a modo suo. Un approccio più flessibile è un approccio che permette più risultati. E di nuovo siamo allo stesso punto. È logico che rispetto a un'alimentazione fissa e rigida, una persona che ha più libertà permette di avere più compliance sull'alimentazione e quindi conseguentemente permette di avere più risultati. Perché la compliance è il primo fattore che dobbiamo andare a vedere. E di nuovo è importante notare che questi studi non stanno parlando di atleti, stanno parlando di persone così, in alcuni casi obese, in altri casi comunque persone di mezza età. Quindi è uno studio fatto sulla generalità di persone che ci dicono una cosa molto importante, che la compliance alimentare è il primo fattore che permette di avere successo al termine di un percorso di dimagrimento, in questo caso comunque di un protocollo alimentare. Questi sono due studi che sono molto interessanti, perché sostanzialmente pongono un accento dicendo: ragazzi, in questo concetto di rigido versus flessibile, di che cosa parliamo quando diciamo flessibile? Perché un conto è l'intuitive eating, un conto è la flexible diet intesa come i fit fit your macros, che è una forma di controllo flessibile dell'alimentazione, e i risvolti da un punto di vista psicologico sono diversi. Quindi in particolare quest'ultimo studio auspica una distinzione tra l'intuitive eating e il flexible control per la promozione del healthy eating attitudes and behaviors. Quindi sostanzialmente auspica che comunque si vada a distinguere tra quello che è un intuitive eating e quello che invece è un flexible control approach, quindi un comportamento flessibile ma che comunque denota controllo. Poi lo studio lo argomenta molto bene, è molto interessante, datemi una letta. Un altro, di nuovo, qua è stato preso un campione di 223 adulti, sia maschi che femmine, quindi è uno studio in questo caso in cui ci sono anche uomini. 18% stava cercando il weight loss, quasi la metà, quindi 49,3% dei soggetti erano overweight, quindi molto in sovrappeso, un BMI maggiore del 30. Di nuovo uno studio che si basa sul prendere un campione di soggetti, in questo caso anche piuttosto ampio, di diverse entità, quindi meno male randomizzati, e viene fatto un questionario per fare e attuare delle correlazioni tra il comportamento alimentare e in questo caso la depressione, l'ansia, eccetera. E si vede che l'alimentazione, un'alimentazione più flessibile in generale, permette di avere meno depressione, meno ansia e meno overeating. Quindi di nuovo siamo sempre allo stesso punto: un protocollo rigido alimentare con sempre le stesse fonti per soggetti normali che voi trovate in giro per strada, eccetera, quindi non si parla ancora di atleti, per soggetti normali è un approccio che non porterà mai ad avere quella compliance alimentare, creerà tantissime issues e quindi alla fine è un protocollo perdente. Molto meglio avere un approccio flessibile, ma di nuovo non si sa esattamente che cosa si intende per flessibile, perché tutte queste persone logicamente è stato fatto un questionario. Da notare che questo è uno studio del
del 99, quindi il copyright è del 99. Quindi vedete come questi studi in realtà erano state, queste evidenze erano state fatte molto prima che arrivasse l'Ifit Fit Your Macros come canone. Però vi ho preso uno studio, questo è molto interessante perché è il Flexible versus Rigid Dieting in Resistance Training Individuals, quindi su soggetti che fanno resistance training, quindi che si allenano, che cercano di ottimizzare il proprio fisico, è un randomized controlled trial, quindi di nuovo è un gold standard. Bene, abbiamo uno studio in cui si fa una flexible contro un'alimentazione rigida su soggetti che si allenano, che vogliono migliorare composizione corporea, ed è un randomized controlled trial, quindi è uno studio comunque molto affidabile. Abbiamo lo studio completo, quindi andiamo a vedere. Fermiamoci, leggiamo un attimo l'abstract, la conclusione. Ha un approccio flessibile o rigido dell'alimentazione, c'è un'equivalenza di efficacia per il weight loss durante una restrizione. E oltre a questo, il post-diet, quindi come vedremo è uno studio diviso in due parti, quindi un approccio di discesa e poi un post-diet in cui si mangia ad libitum, c'è stato un maggior aumento di massa magra nel gruppo flexible, quindi le persone che mangiava flexible nella parte successiva dopo la dieta hanno avuto un rebound migliore, più accumulo di massa magra. Per cui io posso prendere questo stato e dire: allora, è un randomized controlled trial, quindi è uno studio affidabile, è uno studio fatto su soggetti che si allenano, per il resistance training, quindi si stanno allenando per migliorare la propria composizione corporea, e dimostra che se faccio flexible, se faccio una dieta rigida, la diminuzione, il weight loss è lo stesso, quindi la perdita di grasso è lo stessa, però ho addirittura un miglior rebound nella fase successiva. Ora andiamo a vedere lo studio nel dettaglio. Prima cosa, sempre leggendo le conclusioni, i ricercatori dicono che non si sentono di attribuire il miglioramento di free fat mass del gruppo flessibile alla dieta, sostanzialmente. Cioè, quello che dicono i ricercatori qua è: ok, c'è stato questo miglioramento dai nostri dati di un maggior free fat mass, di una maggiore massa magra in fase di rebound, però questo non ci sentiamo attribuirlo alla dieta perché non troviamo una correlazione plausibile, anche perché, come vedremo, la seconda parte era un'alimentazione totalmente ad libitum, quindi i ricercatori dicono semplicemente nella fase successiva ad libitum il fatto di aver fatto una dieta flessibile prima non può influenzare il guadagno di massa magra successivo. Quindi da questo punto di vista i ricercatori fanno loro stessi un passo indietro sulle conclusioni e dicono che sostanzialmente, logicamente, uno studio non è una prova certa di qualcosa, è un caso probabilmente che questi individui, avendo un'alimentazione ad libitum, abbiano preso tendenzialmente più massa magra. Ora andiamo a vedere nel gruppo lo studio nel dettaglio. Questa è la parte iniziale, qua c'è tutta l'introduzione che spiega tutto quanto, se volete leggetevela, parla pure dell'Ifit Fit Your Macros, come vedete, quindi l'approccio Ifit Fit Your Macros che va molto per soggetti che fanno resistance training, quindi è molto utilizzato. Ora, i metodi, quindi spiegano, c'è 20 settimane di intervention, quindi di protocollo, diciamo, una fase di dieta di 10 settimane, poi successivamente una fase di rebound, post-diet phase, di altre 10 settimane, che come vedremo semplicemente le persone andavano a mangiare ad libitum. Eccola qua, c'è un 10 weeks of an ad libitum diet, quindi mangia quello che vuoi, intuitive eating, chiamiamolo così. I partecipanti hanno visitato il laboratorio in 5 occasioni, qui ti spiega settimana 5, settimana 10, quindi finito il diet phase, e due volte durante la fase di libitum e poi ovviamente prima di iniziare il protocollo per fare le misurazioni. E qua c'è il grafico. Partecipanti, quindi iniziamo qua, sono 39 persone sane, healthy, soggetti resistance trained, soggetti allenati alla resistenza. Resistance train è l'allenamento in sala pesi, quindi soggetti che si allenano in sala pesi, sostanzialmente, che vogliono cercare un miglioramento del fisico. L'inclusion criteria, quindi il criterio per cui si diceva che queste persone si allenavano a sala pesi, era almeno un anno di esperienza di resistance training e un current engagement, un attuale, come si traduce, engagement del resistance training per almeno 2 ore a settimana. Quindi sostanzialmente dei soggetti che si allenano almeno da un anno in sala pesi, che hanno almeno da un anno l'iscrizione in palestra e che attualmente si allenano almeno 2 ore a settimana. Cioè 2 ore a settimana. Io ora vi chiedo a voi, è un campione che rappresenterebbe un atleta
Dal mio punto di vista assolutamente no, perché logicamente i loro requirements, quindi le loro necessità da un punto di vista energetico, di macros, eccetera, sono totalmente diverse da quelle che posso avere io da un soggetto che si allena 7 volte su 7 o 5 volte su 7 o quel che è, che logicamente c'è un effort maggiore, che non si allena soltanto da un anno, ma magari si allena da 10 anni, quindi logicamente... Per me sono abbastanza alla pari rispetto a sedentari o persone che si allenicchiano. Probabilmente una persona che fa yoga ha uno stimolo ipertrofico ancora maggiore. Ora, qua tutto il l'analisi della body composition e il resting metabolic rate per calcolare sostanzialmente i dati dei soggetti, e poi è stato fatto un questionario sul protocollo alimentare. Il questionario gli è stato, ecco qua, sì, è stato fatto fare dalle persone è stata fatta scrivere la dieta per 3 giorni, incluso un giorno del weekend, per determinare le calorie di mantenimento. Quindi hanno tenuto un diario alimentare. E qua c'è un primo bias importante, perché negli studi si sa che i partecipanti agli studi, quando vengono inseriti in un protocollo di studio, logicamente cambiano le proprie abitudini. Nel senso che se io sono controllato, se scrivo il mio diario alimentare, tendo a mangiare meglio in quei giorni, o tendo a mangiare magari meno porcate, oppure tendo a variare quello che mangio. Quindi c'è una problematica quando si fanno queste analisi così superficiali dei soggetti che arrivano, per stabilire il metabolic rate, per stabilire in generale il dispendio energetico, il fabbisogno energetico, perché di base c'è un cambiamento delle abitudini che avviene anche in corso di studi. Questo è il motivo per cui è problematico quando gli studi non sono controllati in ambiente controllato. Ossia, l'ambiente controllato è quando i soggetti io li prendo e gli do io da mangiare quello che devono mangiare, e controllo la differenza, che è però estremamente costosa. E ragazzi, per chi più o meno bazzica, questo è uno studio veramente favoloso, fatto veramente molto bene, che ha delle limitazioni, non perché si critica lo studio di per sé, ma perché fare uno studio veramente con i controcoglioni richiederebbe tantissimi fondi, tantissimi finanziamenti, e logicamente non c'è nessuno che vuole finanziare se l'efficacia or macros funziona, ok? Cioè non così tanto. Quindi per quello che stiamo cercando ci va di lusso che abbiamo uno studio così controllato. Quindi chapeau per logicamente i ricercatori, per lo studio in generale, però logicamente io evidenzio quelle che sono le limitazioni, che sono normali. Per questo gli studi devono essere letti e devono essere saputi leggere, devono essere saputi prendere con le pinze. Si calcola più o meno quello che è il fabbisogno energetico sulla base di questi 3 giorni di food record, e si va a fare una riduzione del 25% delle calorie rispetto al maintenance, quindi al fabbisogno, per vedere sostanzialmente che cosa succedeva in queste prime 10 settimane. In alcuni casi è stato fatto un deficit, non 25%, ma del 15%, perché sennò si scendeva sotto le 1200 calorie e si voleva evitare di scendere così bassi di calorie. Quindi anche se il prospetto di queste persone era così basso, hanno preferito fare un deficit minore. Questa è logicamente una problematica, ma anche una cosa molto importante, perché ragazzi ci dimostra che stiamo parlando di soggetti molto diversi da noi. Perché se io applico un deficit di 25% a me, o lo faccio applicare a qualsiasi persona che conosco che si allena, non starà mai a 1200 calorie, cioè sono veramente veramente pochissime. Quindi questo falsa tutto. Perché falsa tutto? Perché se io ho una persona che si allena tanto, il fabbisogno energetico altissimo, logicamente il fatto di seguire una dieta rigida mi permette di mi permette una dieta con delle fonti buone che fanno bene, eccetera, mi permette di evitare tutti i problemi di stress gastrointestinale, di curare molto la flora batterica, e cosa che non avviene col flexible diet, perché se sto a tantissime calorie e mangio qualsiasi alimento rischio di creare delle problematiche da un punto di vista enzimatico, perché di nuovo vado a impattare in maniera negativa sul sistema gastrointestinale, sull'intestino, sulla microflora batterica, eccetera. E questo è soltanto un discorso, cioè poi il discorso della digeribilità, perché logicamente se ho tante calorie devo stare attento a poter digerire tutto quello che mangio, e quindi là è importante avere un pool enzimatico assolutamente pronto, quindi avere una dieta varia, ma soprattutto una dieta sana, senza allergeni, senza alimenti con contaminanti, eccetera. Potete leggerlo qua, spiega come vengono fatte le diete. Per le persone con la flex viene fatto, le proteine vengono settate a 2 grammi per chilo di peso corporeo, e le calorie vengono approssimativamente splittate tra carbo e grassi, quindi stiamo parlando ancora di un contesto molto diverso dal nostro. E mentre un dietista ha fatto un piano per quelli che seguono il piano rigido, cioè un piano previsto, quelli flex semplicemente gli hanno dato orientamenti macros con un ebook con come andare a calcolare l'intake. Qua possiamo andare a prendere l'ebook.
quindi Beginner's Guide Macros, ok, questo book gli è stato dato. Quindi sono scesi per 10 giorni, sostanzialmente 10 settimane, scusate, durante questa diet phase. Il programma di allenamento l'hanno esortati a farlo rimanere lo stesso che loro seguivano, ben 2 ore di allenamento a settimana, e no, almeno due ore di allenamento, magari c'era qualcuno che stava di più. I due gruppi hanno avuto più o meno risultati simili in termini di allenamento, però anche qua abbiamo una chiara visione dell'ovvio, nel senso 10 settimane di cut in cui le persone seguono bene o male quello che hanno seguito finora e applicano uno stesso deficit, è logico che mi posso aspettare la stessa perdita di peso e lo stesso efficacia in termini di dimagrimento. Però di nuovo ecco qua che c'è questa tecnica del ritaglio in cui io non posso trarre che quindi l'Ifit Fit Your Macros è la stessa cosa o è superiore oppure ho gli stessi risultati da un punto di vista di composizione corporea, perché il tempo è troppo poco e perché ci sono limitazioni che abbiamo viste. Dobbiamo vedere magari che cosa succede su un atleta che deve salire su un palco nel caso del bodybuilding, oppure possiamo concludere che bene o male nel breve periodo ci sono gli stessi effetti, però sarebbe curioso vedere nel lungo periodo, perché un soggetto che magari utilizza l'Ifit Fit Your Macros ed esagera da un punto di vista junk food oppure non tiene presente che ha problematiche come un'iperlipidemia congenica eccetera, potrebbe avere complicazioni nel lungo periodo. A un certo punto l'Ifit Fit Your Macros smette di essere efficace, oppure di nuovo la microflora batterica inizia a danneggiarsi ed ecco che un programma di dimagrimento non è efficace, perché iniziano a comparire mousse, stress di genere, infiammazione subclinica che va a rallentare la capacità di gestione anche dei carboidrati, di performance eccetera, un sacco di problematiche a catena, e quindi c'è meno efficacia di dimagrimento. Quindi a questo ragionamento emozionale si aggiunge un altro bias, che è quello, come abbiamo visto, dell'ipergeneralizzazione. Ossia, vedo che su uno studio per un argomento si dice che l'Ifit Fit Your Macros è equivalente o superiore a una dieta rigida, e quindi generalizzo dicendo si è dimostrato che una dieta flessibile è positiva, è buona, è efficace, facendo intuire che è un ragionamento a 360 gradi, ma logicamente non lo è, perché se io vado a vedere in uno studio una dieta rigida fatta su un soggetto in base alle sue necessità contro una dieta flessibile in cui il soggetto può mangiare quel che vuole anche a parità di calorie o di macros, vedrò che per esempio il pane ematico subirà da una parte probabilmente un peggioramento e dall'altra invece ci sarà un miglioramento. E questo è soltanto un fattore, logicamente non vuol dire che dobbiamo seguire una dieta rigida, perché come abbiamo visto la conclusione che possiamo trarre è che in generale sulla popolazione mondiale, quindi il soggetto standard, non si parla di atleti, seguire un approccio rigido, scritto punto per punto su quel che devo mangiare, non permette di avere abbastanza compliance, e di base è sbagliato, perché la dieta non deve essere un qualcosa scritto che seguo, ma deve essere un'educazione alimentare che viene fatto sui soggetti per poter mangiare bene, in maniera sana, senza sentire nessuna carenza. In realtà c'è anche un altro bias che si crea, ma è soprattutto un bias che viene creato nel momento in cui si tende a comunicare questo concetto, che è quello del pensiero dicotomico o la polarizzazione. Quante volte avete sentito l'Ifit Fit Your Macros versus pollo scondito, versus atteggiamenti ortoressici? Ragazzi, non esistono questi due estremi, c'è un mondo e mezzo che dovrebbe essere come le persone normalmente vivono l'alimentazione, perché non potete pensare che il messaggio o la vostra conclusione deve essere che tutti gli individui della Terra per poter mangiare devono pesare tutto quel che mangiano e devono tracciare tutto quel che mangiano. Non è un comportamento alimentare che dovrebbe essere incentivato. Come vedremo può andar bene in alcuni casi, però non è quello che io definisco un rapporto sano con l'alimentazione. Allora, per tirare le fila di questo lungo, lunghissimo video, andiamo a trarre delle conclusioni. Possiamo identificare questo concetto di Ifit Fit Your Macros dividendolo su due diversi frangenti. In primis, la possibilità concreta di calcolare e tracciare quelli che sono i vostri macros. Non esiste. C'è un margine di errore troppo importante. Già solo se compro la materia prima, la vado a pesare e compongo così le mie ricette e quel che mangio, il margine di errore è troppo importante. Quindi va bene che voi andiate a tracciare per avere una linea generale di quel che seguite, però va bene finché non diventa una schiavitù. Non dovete sentirvi costretti a tracciare. Se ci sono occasioni in cui non potete pesare o non potete tracciare il vostro cibo, o non trovate esattamente gli ingredienti, o ancora non trovate le tabelle nutrizionali dietro un prodotto e scegliete di comprare un altro perché ha le tabelle nutrizionali, magari non prendo la carne al macellaio ma la compro soltanto in vaschetta perché ho le tabelle nutrizionali dietro, allora là si sfocia in un comportamento che è malsano. Ancora di più quando vado a cena fuori, è impensabile poter pesare, contare o stabilire bene o male quelli che sono i macros quando vado a cena fuori. Ora, questo non ha assolutamente senso, cioè è veramente delirante come cosa. È delirante perché abbiamo già visto che la percentuale di errore è importante nel momento in cui compro alimenti plain, ok? Alimenti da cuocere, e li peso. Ora, se io vado in un posto dove c'ho una ricetta, io non so
questa ricetta come è stata fatta. Non ne ho idea. Posso cercare su Giallo Zafferano, posso cercare su altri siti, ma io, a meno che non vada dal cuoco e mi faccia dire esattamente la ricetta, a costo di beccarmi tre vaffanculo al quarto magari me lo dice, probabilmente non la so nel dettaglio, anche perché il cuoco non pesa se è cibo salato, se non è alta pasticceria. Non si pesa il cibo, ok? Si fanno dei tagli, si mette l'olio così a sensazione, ci fanno 3-4 ripassate di olio, burro, eccetera, e si fa. Quindi non ho idea della ricetta. Il peso della ricetta finale lo devo pesare così, prendendolo, cioè lo devo stimare ad occhio, una cosa del genere. Cioè, capite che è assolutamente delirante. Il margine di errore è un qualcosa di tremendo. La vedo una cosa fuori di testa, soprattutto il sostenere che è un comportamento che prevede no paranoia e no sensi di colpa. Allora, scusate l'interruzione, in fase di montaggio volevo fare una piccola parentesi. Si dice che non c'è paranoia, però qua, a parte il fatto che non mi piace utilizzare termini medici associati a patologie vere per il termine un po' più volgare, però se andiamo a vedere paranoia, sintomo psichiatrico caratterizzato dallo sviluppo di un delirio cronico, tipo di grandezza, di persecuzione, di gelosia, direi che il delirio cronico lo abbiamo, coerente, sì, c'è effettivamente coerenza negli Fit Your Macros, sistematizzato, direi che ci abbiamo, dotato di una propria logica interna, e direi che nel calcolo dei macros di quando stiamo a cena, bene o male si utilizza una logica, nel senso che ti spiegano pure come farlo, quindi la logica c'è, e non è associata ad allucinazioni, almeno questa ce la risparmiamo, e senza deterioramento delle funzioni psichiche al di fuori dell'attività delirante, perché in effetti sono persone che si allenano, fanno la loro, hanno la loro vita, eccetera, a parte questo problema che quando vanno a cena fuori rompono le palle al cuoco e al cameriere per sapere che cosa si stanno mangiando esattamente. Però direi che non si può dire che non ci sono paranoie, cioè mi sembra che la definizione di paranoia è assolutamente, assolutamente calzante su una persona che cerca di tracciare a cena. È una schiavitù. La persona intelligente, invece di mettersi là a cercare di stabilire ad occhio o far rientrare i macros in base a quello che c'è o compensare il giorno dopo, dovrebbe semplicemente spegnere il cellulare e godersi la serata, godersi la compagnia e non essere schiavo di tutte queste cose. Quindi utilizzate ogni strumento che avete a disposizione in maniera intelligente, perché in questo modo è lo strumento che utilizza voi. Capite la differenza? L'altro filone da analizzare è il discorso clean food e junk food, quindi quanto junk food posso mangiare. Ora, la cosa che ne parlavo con Giorgia oggi in macchina, la cosa che veramente è assurda è questo concetto del dire ti do il 20% di junk food da poter mangiare perché così riesci ad essere aderente alla dieta. Cioè, se non hai questo 20%, non avresti compliance e andresti a sgarrare. Allora, di base, qua, ragazzi, stiamo accettando di godere soltanto del 20% di quel che mangiamo, ossia di tutta la nostra esperienza alimentare, noi godiamo solo di un 20%. È una roba assurda. Se credete che sia quel 20% a tenervi incollati a un piano alimentare, a darvi compliance, a farvi vivere bene l'alimentazione, ragazzi, state sognando. Anche qua è fantascienza. Per avere compliance all'alimentazione, sapete qual è la percentuale di cui dovreste godere? Il 100%. Il concetto è quello di far passare un messaggio di educazione alimentare e insegnare alle persone ad avere semplicemente una dieta varia, sana, in cui si mangiano fonti buone, clean, pulite, chiamatele come vi pare, però che abbia un'esplosione di gusto, quindi ci sia varietà, ci sia gusto e non ci sia niente da invidiare al junk food, che se vuole essere un extra da aggiungere perché vi va ogni tanto, va bene, non voglio condannare la barrettina che vi mangiate la sera, o il gelato, o la pizza che mangiate quando andate a cena fuori, assolutamente no, non è questa l'intenzione, perché si ricarerebbe di nuovo una schiavitù, un comportamento ortoressico, se io non mangio assolutamente se non quelle fonti che so che mi fanno bene. Però il discorso di base è che deve essere un'aggiunta che può starci come non può starci, cioè io devo godere così tanto di quel che mangio tutti i giorni che sì, la merendina se voglio me la mangio, ma c'ho tante altre alternative, quindi me la mangio, va bene, però potrebbe anche non esserci e sicuramente questo non andrebbe a impattare sulla mia compliance. Quindi sostanzialmente, perché godere solo del 20% di quel che mangiamo se possiamo godere del 100%? Come si fa? È un miraggio? È una magia? Assolutamente no. Basta veramente un minimo di conoscenza alimentare, un uscire fuori dagli schemi, imparare quelle 2-3 ricette che sono alla portata di tutti o magari sbizzarrirci in cucina quando abbiamo più tempo libero e poter veramente godere di quel che mangiamo. Un hamburger fatto in casa con la carne grass fed, con la maionese fatta in casa se vi piace, può essere veramente grandioso e ha sapore di carne effettiva vera, piuttosto che quello che mangiate fuori, perché parliamoci chiaro, o la carne la cucinano male, o è un taglio di carne schifoso, o la carne proprio non c'è. In ogni caso fa assolutamente schifo gli hamburger che mangiamo fuori, è veramente difficile trovare un buon hamburger. Parliamo di Tex-Mex, potete fare i wrap di nuovo col macinato grass fed, i fagioli, la guacamole fatta in casa, oppure si trova anche fuori soltanto con delle spezie aggiunte, con la ricetta originale, senza additivi, senza schifezze in mezzo. Possiamo sbizzarrirci su tante culture, l'hummus per la cucina turca che peraltro ha tanto grigliato, le insalate con l'olio evo, sono tutte cose che
fanno parte della cultura di alcuni paesi e che dovremmo scoprire, dovremmo integrare, dovremmo spaziare ed imparare a fare. La pizza, di nuovo fatta in casa, peraltro potete controllare che la lievitazione sia fatta bene e non vi crei casino da un punto di vista gastrointestinale, potete condirla come vi pare. Insomma, ragazzi, ci sono veramente tantissime cose che si possono fare. Una cucina sana non è assolutamente correlata a una cucina triste, e la strada di nuovo è quella dell'educazione alimentare, cioè insegnare dei concetti, dei capisaldi dell'alimentazione in modo che ognuno di noi sia libero di muoversi, di variare, di assaporare diverse fonti senza mangiare cose tristi, perché assolutamente non è quello che vogliamo e non è un qualcosa che è contrapposto agli Fit Victor Macros. Non esistono soltanto questi due concetti, perché ragazzi, parliamoci chiaro, sia che si parli di Bro Diet, sia che si parli di Fit Victor Macros e di calcolo e controllo alimentare, non stiamo parlando di flessibilità. La flessibilità è un'altra, la flessibilità è quello che ti fa stare libero, svincolato da ogni cosa, che ti permette di derogare e ti permette di essere sereno rispetto a un argomento importante come l'alimentazione. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.